Buongiorno, allora oggi è 8 luglio e sono tipo le 9 e un quarto, 9 e mezza e oggi finalmente faccio un altro vlog perché tipo come sapete io a casa questi giorni non sto facendo nulla e quindi ho detto visto che oggi devo andare dal parrucchiere, devo andare a prendere la torta, ho da fare un po' di giri quindi ho detto vabbè faccio il vlog. E comunque io già sono vestita, mi sono messa vabbè, questi pantaloncini, questa maglietta nera, le mie scarpe e questa collanina, il trucco proprio così perché cioè, ho paura che con questo caldo poi quindi ne ho messo proprio pochissimo e nulla. Sì, vado dal parrucchiere perché devo farmi lo chatouche, me lo volevo fare tipo quando avevo 10-11 anni, soltanto che poi ho detto, cioè il parrucchiere mi ha detto che ero troppo piccola, non so cosa c'entri, però va bene. E nulla, quindi ha detto quando cresci un altro po' te lo puoi fare e ora mi sta dicendo sì, puoi fartelo. Ok, e mi ha detto anche che comunque lo chatouche biondo con i miei capelli sta abbastanza bene. E quindi, visto che appunto l'11 luglio è il mio compleanno, i miei genitori mi hanno detto vabbè, lo chatouche te lo facciamo per il tuo compleanno. E quindi ok, poi vabbè, la torta dobbiamo andare a ordinare. Io faccio tipo come i bambini, quelli là proprio di 6 anni che mettono tipo l'ostia intorno, anche se cioè, vedo ragazze pure più grandi che la mettono, quindi non credo sia una cosa molto da piccoli. Comunque metto l'ostia sopra e metto da una parte One Direction e da una parte Antonio Di Francesco. Quindi se mi sta facendo male la mano. E ok, io stavo giusto per mangiare la mia brioche. Questa qui. Questo fagottino qui che mi ha portato mia nonna. E quindi ora vado a fare colazione e noi ci vediamo dopo. Allora, eccoci, stiamo andando a prenotare la torta e come al solito appunto ce ne sta tantissimo sole, qua parlano tranquilli mentre io faccio il video, ma va bene. E qua c'è sta mia sorella, come al solito, sempre in mezzo, sta raccogliendo fuori schifo da per terra e vabbè nulla. E ora andiamo a prenotare la torta e poi andiamo dal parrucchiere. Siamo arrivati in pasticceria, è abbastanza vicino da casa mia. E qua vabbè c'è sta mia sorella. E vabbè, nulla, ora entriamo. Allora, eccomi, sono andata a ordinare la torta, ho fatto lo chatouche. Ta-dan! Sì, ok, adesso non si vede niente perché ho legato i capelli perché fa un caldo che non vi dico. Però dopo quando torno a casa li sciolgo e ve li faccio vedere. Comunque, nulla, torta ordinata e ora stiamo tornando a casa. Quindi nulla, ci vediamo dopo. Allora, eccomi qui, sono tornata a casa. Ta-dan! Ecco lo chatouche. Mi piace tantissimo perché vedete ci sono vari colori, cioè varie sfumature. Qua magari è più chiaro, sotto magari è più scuro, non lo so, infatti io lo volevo proprio così. Poi tipo il parrucchiere mi fa, vuoi i capelli mossi o lisci? E io faccio lisci. Invece me l'ha fatti, ha detto, no, mossi però con lo chatouche stanno meglio. Ok, fammeli mossi. Soltanto che gli ho detto lisci semplicemente per il fatto che mossi a me vengono tipo, mi fanno una cosa da leone così. Però vabbè, ok. E vabbè. Caldissimo comunque e no vabbè mi piacciono tantissimo. Poi comunque questi qua dice che si schiariscono, ma vabbè ok e va bene. Ora vado in camera, ecco qua sono in camera con la mia amica, col mio amico, anzi condizionatore, la mia amica TV e il mio amico letto. E vabbè nulla, pure mia sorella vedete che si è fatta soltanto un pezzetto lei, vedete tanto qua perché appunto a me, infatti a me un anno fa mi aveva detto sei troppo piccola, no 2 anni fa, 2 anni fa mi aveva detto no sei troppo piccola per farti lo chatouche, invece ora me l'ha fatto fare. Infatti mia sorella ha detto sei troppo piccola per farti lo chatouche, però quindi si è fatta soltanto un pezzetto di capelli. Vabbè nulla, noi ci vediamo dopo. Allora eccomi, è 1:30 e nulla, sto mangiando. E mi mangio queste mozzarelline qui che sono di bufala, la mortadella e basta. Non ho tantissima fame per cui ok. E vabbè, nulla, buon pranzo. Allora, eccomi qui, ho finito di mangiare e ora mi mangio un bel gelato. Qua sto vedendo sempre la TV e nulla, ora provo a scrivere a Camilla se ci vediamo oggi pomeriggio oppure non lo so, provo a chiamare Roberta, ma mi sa che tanto lei oggi non può. Non ne ho idea, oppure non faccio nulla, beh qua non fate casino i ciuffi che escono, eccoli. E vabbè, nulla. Mi mangio il gelato e dopo le chiamo. Volete un po'? Volete un po'?
Allora, eccomi. Io prima, praticamente sono appena ritornata perché ero andata a chiamare Camilla e gli ho detto se poteva venire a casa mia. Stavamo insieme soltanto perché Camilla abita sotto casa mia, soltanto che lei ha detto che doveva fare i compiti. Io gli ho fatti prima i compiti e vabbè, nulla. Quindi ora mi ha chiamato Roberta e quindi usciamo un po' insieme e poi tipo verso le 6 ritorno a casa. E vabbè, nulla, quindi usciamo giusto per un'oretta così. Quindi niente, ora sono le 4:50, alle 5 ci dobbiamo vedere, per cui vado un attimo a darmi una pettinata, a ripassarmi il trucco che con questo caldo è venuto via. Per cui nulla, vado a prepararmi e ci vediamo tra un po'. Ok, sono pronta e stiamo andando. Fa ancora più caldo di prima e sono le 5. Però vabbè, e nulla. Quindi ora vado da Robby, così poi ve la faccio salutare che è tipo da un bel po' che non la vedete sul mio canale, però presto ci risaremo con tante challenge insieme. Allora, Roberta è arrivata, tipo dopo 3 anni Perché tu è ieri no? arrivata. Vabbè, Per favore. sì, ho capito, ma mi stava a squaglia oggi. Vabbè, È perché ieri non si squagliava. sì, dobbiamo andare, devo andare a comprare un po' di cose, io le compro la prossima volta. A Sì. proposito, io devo farvi ancora LOL, sono un disastro. Vabbè, ora entriamo. Zio, che stiamo nei camerini. Vabbè, Roberta ora ci mette la ventata, e fa tutto perché lei è così. Andiamo. Ma lo metti su YouTube? Sì. Allora, eccomi qua. Qua c'è sta Roberta che ci ha Ciao. messo 30 anni, sta dentro Due il negozio per prendere due minuti. cose. 2 minuti, ci ha messo tipo un'ora. Vabbè, nulla, e ora stiamo accompagnando lei a casa con la macchina e poi io, Camilla, che è la mia amica, la sorella di Camilla e mia sorella Fabiana, andiamo al McDonald's. Per cui ora stiamo andando, aspettiamo la macchina di mia mamma, Camilla che mi saluta tipo dalla finestra. E quindi va bene. Ora suoniamo. Ok, stiamo qui ad aspettare Camilla e la sorella perché ancora non sono pronte. Beh, E Roberta, poi c'è a sempre. me del gatto, Vabbè, oggi mi hanno fatto aspettare tutti, però comunque va bene. E nulla, vabbè, l'aspettiamo qui. Speriamo che non ci mettano Allora, tanto come ci ha messo oggi non è Roberta. vero, mi sono solo un'oretta e mezza. Un'oretta e Ma mezza. pure di meno. Vabbè, è veramente poco. Un'oretta e mezza ci ha messo. Ma tu ci metti pure Gli ho detto che ricominceremo a fare tipo challenge nell'estate insieme, perché è da tanto che non ti vedono sul canale proprio. È da tanto, Robè, Devi fare quindi. anche la. Sì, Lo speciale infatti lo farò con 50 lei lo speciale iscritti. 50 iscritti, quindi la rivedrete. Dobbiamo decidere Sì, quale. ancora. Scrivetecelo qui sotto, no? Sì. Consigliate qualcosa perché noi O non ci anche viene sui proprio. social. Sì, su Ask Me o su Facebook, vi lascio sempre tutto qui sotto. Vabbè, nulla, ora Ciao! aspetteremo. Allora, stiamo accompagnando Roberta. Sto registrando. Salutate. Robby, ci stai pure te. A me non mi devi prendere. Io Oh! Fabi. Vabbè, Oh! niente, ora accompagniamo Roberta e poi Oh, andiamo ho al fame io. McDonald's. Niente, proprio. Vabbè, niente. Ci vediamo dopo. Allora, ok, abbiamo accompagnato Roberta, Vuoi quindi ora guidarla? let's go. Giusto? Fate guida attratta. Sì. Sarà Quanto posso Ok, siamo 32 arrivati. avete, però Alla non seconda. Io Siamo sono arrivati. 30. Ma smetti. 34. Io sono Vabbè, niente, siamo 37. arrivati, questa Pure capita. 36 a Io sono venuta volte. Ma qua siamo solo per sempre mangiare. 36. No, non è vero, sta anche con Marti. Vabbè, niente. Mo' non andiamo a mangiare. Per cui. Buona cena! Di buona cena. Buonasera. Buona cena! Ferma, così non cade. Ma se uno fa così obbligo Martina sta andando Allora, eccoci, stiamo andando a prendere il gelato. Abbiamo mangiato e ora andiamo a prendere il gelato. Vi faccio persino una persona che ci segue molto. Vieni. Anche mamma, fai vedere. Che Ciao. bella. E vabbè, niente. Ora andiamo a prendere il gelato, anche se io non lo voglio. Vabbè, l'altro si vede. Camilla sta sempre qui, Oddio, sta no, sempre a aspetta, ci stanno mangiare. quelli. E vabbè. Abbiamo tipo mangiato tantissimissimi, tantissimissimi. Infatti io il gelato non me lo prendo, se lo prendono soltanto loro. E vabbè, nulla. Allora, eccomi qui, sono a casa. Praticamente abbiamo accompagnato Camilla e la sorella di Camilla a casa loro e ora passano.
siamo a casa e sono sul letto di mia mamma, perché sto in camera di mia mamma, perché c'è, lei ha il condizionatore in camera sua, per cui cioè in camera dei miei genitori ci sta il condizionatore e quindi è meglio, perché sennò cioè si sta proprio, si sta freschi anche se fa uguale caldo. Vabbè, niente, mi sono messa il pigiama, mi sono fatta la cipolla appunto perché fa caldo e sto tipo sudando. E vabbè, nulla, prima di concludere questo vlog volevo dirvi magari una cosa. Stavo pensando l'altra volta che magari voglio farmi conoscere meglio, parlarvi di me, per cui avevo pensato se magari di proporvi tre video. Ovviamente li farò tutti e tre, però non so quale fare per primo. E è la Dream Life, che praticamente vi racconto la mia vita. La Life in Letters, che praticamente racconto la mia vita, però in lettere. E il classico, che sarebbe 10 cose che non sai di me. Oppure 10 cose che odio, 10 cose che amo. Non lo so. Comunque, o qui sotto, o su Ask, che lo trovate sotto nell'info box. Oppure magari, non lo so, come volete voi davvero. Potete scrivermi magari quale video volete per primo. E il più richiesto lo farò. Per cui nulla, detto questo, buonanotte. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, se volete, e nulla, quindi qui sotto fatemi sapere. Un saluto a Camilla e Tatta, vabbè, si chiama Martina come me, soltanto che la chiamiamo Tatta per non confondere i nomi, vabbè, comunque lunga storia. E nulla, un bacio a tutti e a tutte e buonanotte, e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo vlog. Ciao.